Ben ritrovati, speciale TG News. Oggi torniamo a parlare di Ponte Cagnano Faiano. Lo facciamo con Angelo Mazza, capogruppo di Movimento Libero. Benvenuto. Grazie a voi e grazie per l'invito. Pochissimi giorni fa lei è intervenuto in merito al sequestro di una discarica abusiva in via Lucania, nei pressi del museo archeologico, laddove dovrebbe sorgere la famigerata ormai piazza degli Etruschi. Ha colto l'occasione per evidenziare il fatto che rispetto alla questione piazza degli Etruschi nulla si è mosso. Accanto a quella che dovrebbe essere piazza degli Etruschi c'è l'ex tabacchificio Ati, per il quale c'è un progetto di un privato per la realizzazione di alcune abitazioni, però non si è provveduto ancora alla bonifica dell'amianto. Volendo racchiudere queste due tematiche, cosa possiamo dire? Siamo ritornati sull'argomento anche perché c'è stato quel sequestro, come tu poc'anzi dicevi. Dovremmo affrontarlo un po' in modo più dettagliato l'argomento. Diciamo che quell'area che è stata messa sotto sequestro, che è stato ritrovato all'interno cumuli di amianto, sì, di 3 metri cubi di rifiuti per la precisione. Di rifiuti, diciamo che forse in ritardo vengono ritrovati, perché sono da anni, devo dire forse da più di 20 anni, che quell'area versa in una situazione, degradata. È al centro città, ci sono delle battaglie passate del mondo associativo, di movimenti politici. Per noi non siamo andati su un argomento nuovo. Dopo che abbiamo visto tutte queste grandi sviolinate da chi governa questa città, incolpevolizzando i cittadini, che ben venga la sensibilizzazione sui cittadini e sui cittadini che sono fuori dalle regole, ben vengano le sanzioni e ben vengano che noi continuamente sensibilizziamo, ma dobbiamo essere anche responsabili di quelle che sono le nostre proprie azioni, perché il sindaco Giuseppe Lanzara conosce bene il degrado che c'è tra il tabacchificio Ati e la proprietà del Plato, perché nel 2019, devo ripercorrere per forza questa data, c'è un grande slogan del sindaco Giuseppe Lanzara dove esce fuori un documento, promessa mantenuta, che quell'area, la proprietà del tabacchificio Ati, nonché fa capo alla proprietà e alla società Buddha SRL, con un documento che veniva messa in sicurezza e veniva bonificata l'area. Bonifica che non è stata mai effettuata, anzi, come hai anticipato, quel contenitore industriale, come prevede la legge regionale, c'è possibilità di trasformare in civile abitazione, c'è un progetto che anni addietro la proprietà ha presentato. Io sono dello stesso parere che ero quando nel 2012 eravamo promotori attraverso il mondo associativo di quel censimento che fu realizzato sul nostro territorio, dove tutti i proprietari dovevano mettere a conoscenza l'ente di strutture ricoperte in amianto. Quella società non si è mai censita. Quella società non si è mai censita, dico ancora di più, quella società era anche in debito verso la cittadinanza di Ponte Cagnano Faiano sul danno ambientale che si è recato per anni. Successivamente nel 2018 si apre un tavolo di confronto tra le parti, l'ente e la società, si avvia un processo su una progettazione che prevede quasi 300 alloggi al centro città. Vicino a quell'area degradata c'è il museo archeologico del comune di Ponte Cagnano Faiano, c'è una scuola elementare che ancora oggi versa in un container e ricade alle spalle della chiesa di Piazza Risorgimento, per chi è Ponte Cagnano conosce molto bene. Quindi che cosa succede? Che con questo sequestro che viene fatto lì si riapre tutto un caso. Oggi abbiamo il tabacchificio Ati, che c'è un progetto presentato con successive modifiche e con ulteriori incontri fatti tra la società, gli uffici e l'ente, ma ancora oggi non abbiamo imposto a quella società la bonifica dell'area.
Io mi sarei aspettato da chi per anni interi ha segnalato quel processo sul tabacchificio ATI, e grazie anche ai comitati che ci sono sul territorio, le associazioni e i movimenti politici che più volte hanno denunciato, la bonifica, e poi si discuteva di tutt'altro. Invece oggi legittimamente c'è una società che può realizzare immobili, ma nel frattempo, fino a quando la società non si decide di realizzare, noi abbiamo ancora al centro città quello scempio. E ormai, siccome mi aspetto di tutto da questo governo di Pontecagnano Faiano, semmai gli ultimi 5 mesi prima di andare al voto andremo a dire alla città che grazie al mandato Lanzara, ci auguriamo che succederà di bonificare l'area, ma non credo che la città può essere ancora presa in giro per dire in scadenza elettorale che quell'area verrà bonificata. Beni confiscati, il 22 febbraio si è discusso in Consiglio Comunale rispetto all'acquisizione di tali beni, sappiamo bene che le due strutture sono entrambe sul litorale, una è l'Hotel Mare, nella quale l'amministrazione vuole realizzare una struttura territoriale volta al turismo accessibile e sociale, l'altra invece è l'ex discoteca Camino Reale, in cui dovrebbe sorgere un centro polifunzionale per disabili. Lei è intervenuto sul tema e ha detto che è necessario individuare una destinazione che affermi concretamente la presenza delle istituzioni nella zona. Perché il problema qual è rispetto alla destinazione dei beni confiscati? Allora, sui beni confiscati ben venga che l'ente ne prende possesso, e devo dire che, come abbiamo specificato anche in Consiglio Comunale, l'acquisizione dei beni è un'acquisizione che già è stata fatta, è stata già trasmessa all'ente, non c'era una grande necessità di andare in Consiglio Comunale per fare un deliberato rafforzativo o per un indirizzo che voleva dare il governo, sempre guidato da Giuseppe Lanzara, si è andato in Consiglio Comunale. Quindi l'acquisizione non si fa in Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale si è dato un indirizzo. Ritengo che le finalità dei beni confiscati, non lo diciamo noi, ma viene già proiettato in questo, hanno due finalità, nel sociale e istituzionale. Riteniamo che se veramente vogliamo parlare di uno sviluppo della nostra fascia costiera, e parliamo comunque di 7 km di costa, è bene sì che si dà un indirizzo che va verso lo sviluppo e verso il turismo. Quindi bene la finalità sociale, ma dobbiamo dare un indirizzo che sia realmente d'accoglienza e che possa dire ai turisti o agli stessi residenti quali sono le bellezze del nostro territorio, che vanno da Faiano fino arrivando giù sulla fascia costiera. Perché dico che manca una presenza delle istituzioni? Perché in quel Consiglio Comunale abbiamo verificato due cose importanti. Una lettera di albergatori, di imprenditori della fascia costiera che segnalavano la mancata coinvolgimento all'interno di un tavolo che andava sullo sviluppo della fascia costiera, parlo dell'associazione Mistral, e di una lettera importante che è stata letta dalla collega Isabella Mangini dei residenti che hanno raccolto ben 300 firme. Quindi significa che lì c'è una situazione di degrado che noi non possiamo più girarci dall'altro lato. Parliamo di spaccio, parliamo di qualcosa che nel periodo estivo la delinquenza prende sempre di più piede. Le istituzioni hanno l'obbligo di mettere giù il litorale, e io sono uno che sono sempre più convinto che quando vuoi allontanare un qualcosa o il degrado da una zona la devi colmare con la presenza dei cittadini e con la presenza delle istituzioni. Quindi perché non pensare in prospettiva futura in questi due beni che sono stati requisiti dall'ente di mettere una presenza delle istituzioni? La presenza delle istituzioni, per quanto mi riguarda, ci sono tanti aspetti, con uffici comunali, con la presenza dei carabinieri, con non più gli slogan di una sezione aperta dei vigili urbani, che in realtà non è stata mai aperta giù in litoranea, ma destinare uno spazio di questi due immobili al corpo di polizia municipale. Perché non ipotizzare un'area che possa prevedere la sede del Consiglio Comunale? Visto che in zona? Perché non ipotizzare questo? Quindi se realmente c'è una discussione da fare, ma siccome
chi governa la città di Ponte Cagnano Faiano ha sempre la capacità di dire una cosa, ma dall'altra mano fa altro, perché realmente loro già hanno dato l'indirizzo. Quindi siamo arrivati in consiglio comunale già con un'idea, già delineata da parte del governo. Quindi noi come forza politica civica, che non siamo d'accordo alle idee calate dall'alto, ma sulla discussione, sull'interesse dello sviluppo del nostro territorio, siamo convinti che su Ponte Cagnano Faiano, sulla fascia costiera, è arrivato realmente il momento di non fare più chiacchiere, ma di fare azioni concrete. Potrei fare tantissimi esempi di cosa è mancato al governo Lanzaro, perché dobbiamo ricordare che siamo a 4 anni di mandato, ci apprestiamo fra 10 mesi ad andare già al voto. Quindi dovremmo fare l'esempio del Ponte Asa, il Ponte Asa, che parliamo di 20 metri di ponte che hanno ancora di più paralizzato la nostra fascia costiera, ben 24 mesi per fare l'inizio del cantiere. Con che cosa? L'inaugurazione dei inizi di lavoro, della prima pietra. I lavori sono iniziati dopo 20 giorni che è arrivato tutto il PD provinciale e anche col deputato Piero De Luca per inaugurare cosa? L'inizio del cantiere. Cioè oggi mancano le basi. Noi abbiamo ancora nel 2022 delle zone che non hanno ancora il punto luce. Cioè noi dobbiamo ripristinare le regole della normalità nella fascia costiera. Che se, come ho detto in Consiglio Comunale, se il Ponte Asa, 20 metri, si era fatto un incontro con gli imprenditori della fascia costiera, erano disponibili loro a fare la colletta e a raccogliere i 200.000 euro per fare l'opera. Quindi questo è il più grande dispiacere. Dall'altra parte siamo sempre più convinti che c'è un governo su Ponte Cagnano Faiano che non ha una visione chiara di sviluppo del nostro territorio. C'è un problema anche sicurezza, lo ha detto lei, non solo in litoranea, perché è di poche ore fa la denuncia pubblica, peraltro di un amico di questa televisione, cioè Emanuele Castagno, che sui social ha denunciato il tentato furto della sua auto in pieno centro nell'area dell'ex tabacchificio Centola. C'è una questione di sicurezza, se una cosa del genere avviene in pieno centro di giorno c'è un problema. Questo dovremmo fare una grande riflessione rispetto anche alle proposte che sono state messe in campo in passato. Siamo andati in consiglio comunale su un problema di sicurezza che non è da oggi che lo vive Ponte Cagnano Faiano. La cosa più grave che avviene in pieno giorno avviene al centro della città, e questo fa riflettere tutti, perché se noi a mezzogiorno al centro città abbiamo un tentativo di furto, che l'ennesimo tentativo di furto, ancora mi rammarica ancora di più, perché le proposte fatte in passato, che con un consiglio monotematico dove chiedevamo al governo di prendere realmente sul serio il problema sicurezza e andare su un progetto che erano i 1000 occhi per la città, e chiedere anche attraverso dei finanziamenti, e non ultimo ho visto che 2 mesi fa mi sembra che è uscito anche un'ulteriore strumentalizzazione su questo argomento di governo, che avevano reperito dei fondi per installare delle telecamere, quando poi quel progetto venne messo al voto in consiglio comunale e con le solite strumentalizzazioni bocciarono quel progetto semplicemente perché era proposto dalla minoranza. Devo dire ancora di più che sul tabacchificio Centolo non è possibile che quell'area ancora oggi è sprovvista di videosorveglianza. Perché nei pressi della Guardia Medica è avvenuto questo? Perché succede? Ma perché vogliamo parlare dei problemi della Guardia Medica? Una alla volta. No, perché nello stesso luogo, sulla sicurezza, se noi andiamo sui bagni pubblici della Guardia Medica, sono distrutti. Bene sensibilizzare i ragazzi, i giovani, i cittadini, i delinquenti, ma abbiamo un problema di sicurezza. Noi il giovedì in quell'area facciamo il mercato settimanale e non è possibile che i bagni sono chiusi. Quindi significa che c'è un problema di sicurezza. Quindi sono vicino alle tante persone che hanno subito danni alle auto o furti alle auto. Sono indignato perché non è possibile che un'area così vasta non è prevista un monitoraggio. Cosa dobbiamo aspettare?
ma non è previsto un monitoraggio sull'ingresso e sull'uscita del nostro territorio, non c'è un incremento reale di quella che è la videosorveglianza. E noi oggi siamo ancora qui a parlare, dopo 4 anni, di parlare di una città sicura. Purtroppo c'è un vero e proprio fallimento rispetto a un indirizzo che va sul capitolo di spesa sicurezza. C'è anche un problema legato ai punti di aggregazione per i giovani. Sono in tanti, come dire, a denunciare l'abbandono della città, che non è, dobbiamo dirlo, legato all'operato dell'amministrazione, ma è una questione che come dire, è anche legata alla vicinanza di Pontecagnano a Salerno, quindi ha una serie di dinamiche, però il problema è stato sollevato più volte, cioè la piazza, la famosa piazza in cui i giovani di Pontecagnano si ritrovavano negli anni addietro, risulta vuota anche in orari in cui prima ciò non accadeva. C'è una questione da mettere al centro del dibattito relativa ai punti di aggregazione, al di là degli slogan, ripeto, dell'addossare necessariamente le colpe sull'amministrazione o sull'opposizione. Dico, c'è però un tema da porre al centro del dibattito rispetto a questi giovani che scappano, vanno via? Io penso che noi con responsabilità dobbiamo toccare l'argomento, perché i 2 anni di Covid sicuramente hanno influito, peggiorato ancora di più quello che è la desertificazione del territorio di Pontecagnano Faiano. È vero che su Pontecagnano c'è bisogno, ma penso che non solo su Pontecagnano, ma nelle tante piccole realtà che hanno anche comuni grandi come Salerno vicino, dove c'è un'offerta maggiore. Certo, certo. Quindi si dovrebbe ritornare a riprendere la comunità, in mano la città, quello spirito di comunità che ha contraddistinto negli anni anche la crescita di tanti giovani che ancora oggi sono ramificati sul territorio, hanno investito. Oggi io, nel mio piccolo, che provengo dalla vita associativa, sento la necessità e la responsabilità di realmente intavolare un discorso serio che va su quei centri polifunzionali che tanto hanno contraddistinto le piccole comunità. È vero che c'è anche un disinteresse del giovane alla vita politica per dei cattivi esempi che vengono calati anche dall'alto, ma cosa manca realmente? Non c'è un vero punto di aggregazione reale, non siamo stati capaci di rinnovare un forum dei giovani ma con dei poteri seri. Perché io sono uno che sostiene il coinvolgimento dei giovani alla politica attiva, ma lo sostengo se ai giovani viene dato un potere reale di azione, ma non di cullarsi sul politico di turno. Perché faccio l'esempio del forum, perché il forum dei giovani per me è un primo step di avvicinamento alla politica, alla vita pubblica, amministrazione. Diciamo. È vero sì che abbiamo anche dei danni al centro città. Io immagino il Cinema Nuovo, un punto di aggregazione per tanti giovani, dove non si è stato capace come amministrazione, come ente pubblico, di fare un investimento serio su quell'area e di fare anche un investimento come ente, di acquisirlo e metterlo a disposizione dei giovani come centro polifunzionale, come un'area teatrale, come area per studio per i giovani. Invece lì vedremo nei prossimi anni un'ulteriore costruzione con abitazioni. Quindi si è svuotato totalmente in città un modo di partecipare alla vita amministrativa. Quindi la più grande battaglia per il futuro è quello di coinvolgere i giovani nella politica attiva. Nella politica attiva, ma cercando di dare dei messaggi chiari, di riprendere quello che è il senso di appartenenza della propria comunità. Perché quando hai una comunità che cresce spaventosamente sulla densità abitativa, devi dare di pari passo anche dei servizi di aggregazione. Noi non possiamo immaginare che sul territorio di Pontecagnano Faiano sono nati ulteriori, solo negli ultimi 3 anni, ulteriori 2.000 alloggi, non abbiamo previsto ancora una piscina comunale.
nell'interscambio tra l'investimento del privato e il servizio della pubblica utilità, non abbiamo ancora una piscina comunale. Un paese di 30.000 abitanti si preoccupa, chi lo governa, di dare dei servizi di aggregazione. Non è possibile che non abbiamo al centro città un indirizzo che dà una carta, io la chiamo una carta d'identità della città. Non siamo stati capaci di riammagliare tutto quello che è il polo commerciale della città, della piccola bottega che per quanto mi riguarda sono le prime sentinelle sociali della comunità. Quindi io sono del parere che va instaurato un rapporto tra cittadini e amministrazione dando dei servizi concreti. Sono convinto che al centro città oggi più che mai, che si vive un disagio sociale importante, va ripristinato quanto prima un punto che possa essere un polo sociale, ma un polo sociale che va dal mondo associativo alle problematiche più aperto serie. A tutti, diciamo, senza... Ma questo è quello che oggi può rimettere al centro il giovane, la famiglia e l'anziano. Grazie Angelo Mazza, ci rivediamo presto per parlare di Ponte Cagnano Faiano. Grazie a voi e grazie per l'invito. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a restare collegati sulle frequenze di Sud TV.